Due domande un po' così sul PRIX, è la prima giornata e secondo lei come andrà e le sue impressioni? Io lo trovo fantastico. L'idea era di creare un'atmosfera di riflessione e di lavoro e io penso che ci siamo riusciti al 100%. Vedo che il pubblico apprezza la possibilità di poter usufruire, beneficiare, godere gratuitamente di un così alto numero di programmi televisivi e radiofonici. Per una settimana avere a disposizione 230 opere, poterli vedere, consultare, poter ascoltare tanti punti di vista diversi. Io sono meravigliato, al tempo stesso sono estremamente contento di vedere che l'idea funziona, cioè noi tutti abbiamo oggi bisogno di un'estrema concretezza, poche chiacchiere ma esempi, modelli, case studies, cose concrete su cui ragionare. Ecco. Qui si parlerà comunque di radio, TV e web. Secondo lei i tre mezzi sono sullo stesso piano oppure il web sta prendendo il sopravvento sugli altri mezzi? Ma io penso che sia come una famiglia dove ci sono tre figli. Il genitore vuole bene a tutti e tre i figli. Oggi in realtà non ci sono tre figli, ci sono 18 figli perché ci sono gli iPad, ci sono i cellulari. Si comincia ad ampliare questa cosa. Allora, ci sono dei momenti in cui degli strumenti prevalgono e poi ci sono degli strumenti che appaiono, emergono, sembrano importantissimi, poi declinano. Io penso che alla fine vincerà l'utente da una parte. E dall'altra vincerà chi saprà dare dei contenuti adeguati, intelligenti, colti, positivi, utili, anche divertenti, anche curiosi. Non è che bisogna per forza essere seri, non è che la cultura, la qualità sono seri, al contrario.